Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Abbiamo ascoltato queste parole di Gesù riferite dal Vangelo di Matteo, pochi versetti molto chiari, scritti. Matteo è un testo della seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Vabbè, dai, sono parole che hanno 2000 anni. Eppure sembrano scritte proprio per noi oggi, perché mentre risuonava quell'invito di Cristo a stare attenti alle parole offensive, ai giudizi senza via d'uscita, alle pietre tirate con le parole, sembrava un testo non scritto 2000 anni fa, ma sembrava un testo scritto per la nostra epoca, l'epoca dei social cosiddetti, Instagram, Facebook, TikTok, dove tutti si sentono editori di un pensiero, tutti si sentono autorizzati a mettere in giro un pensiero con la leggerezza con la quale forse una volta si diceva giustamente un'opinione superficiale al bar, in piazza, per strada. Ma qui c'è una differenza: sui social le parole restano, i video restano, e con il loro carico di superficialità, cattiveria, accanimento, reiterano un messaggio spesso aggressivo, volgare, superficiale. Sì, io credo che questo Vangelo sia di una attualità spiazzante. Tutti facciamo l'errore a volte di dire cose inesatte. Tutti facciamo l'errore di non trovare la parola giusta. Tutti ci siamo feriti con le parole, sia perché le abbiamo pronunciate senza pensare, con superficialità, guidati dall'istinto, dall'emotività, o forse perché le abbiamo ricevute contro di noi, lanciate come pietre. Io vi pongo una domanda sulla legittimità editoriale dei social. Ma è veramente giusto che chiunque pubblichi parole avventate, giudizi avventati, insulti, parolacce nei confronti di tutti, senza alcuna forma di responsabilità? Io non credo. Io credo che, così come l'editoria rende conto delle pagine e delle idee che pubblica, così ci vorrebbe più attenzione dello Stato nei confronti anche dei profili Facebook dei privati, che a volte davvero esprimono giudizi che fanno male. Se posso dire, fanno ancora più male quando provengono da persone che dicono di riconoscersi
nella Chiesa, nel cristianesimo, ci sono parole bellicose, severe, aggressive, violente, che vengono da profili che nelle stesse pagine pubblicano immagini dei santi, di Maria, di Gesù. Ma mi rimane una domanda che vi giro per aprire una discussione insieme. Certo, le parole di Gesù ci fanno riflettere. È una riflessione urgente, necessaria, e che se provassimo a metterla in atto, il suggerimento di Gesù a stare attenti alle parole, forse diventeremmo anche più credibili come credenti.